Anche a Pesaro questa mattina si è svolta la celebrazione per il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate. La cerimonia militare è iniziata con lo schieramento dei reparti, a seguire gli onori al prefetto di Pesaro Urbino, la dottoressa Emanuela Saveria Greco e poi l'alzabandiera solenne e commemorazione dei caduti. A partecipare alla cerimonia le autorità civili e religiose, ma anche tanti studenti degli istituti scolastici del territorio pesarese. È un'occasione celebrativa ma anche commemorativa, perché ricordiamo degli eventi tristi, ma degli eventi tristi che poi hanno di là l'Unità Nazionale, quello che poi oggi festeggiamo. E cosa c'è di più bello di festeggiare l'Unità Nazionale con tutte le istituzioni presenti, come avete visto? Penso che sia veramente la concretezza, la concretizzazione dell'Unione, dell'Italia e dello slogan di quest'anno, che è appunto siamo l'Italia, siamo orgogliosi di essere italiani e uniti. La cerimonia militare si è svolta nella caserma Aldo del Monte, non più sede di addestramento militare ma eccellenza per la comunicazione operativa dal 2004. Un momento importante per il 28° Reggimento Pavia, trasmesso sui maxi schermi allestiti al Circo Massimo di Roma. È la festa degli italiani, una festa bellissima, siamo felici di poterla festeggiare in questa caserma che ormai da alcuni anni è aperta alla cittadinanza, quindi possiamo tutti quanti visitarla, è un punto di riferimento. Io ringrazio il colonnello Di Leonardo per la vicinanza che non fa mai mancare alla prefettura, ma in generale a tutte le istituzioni e alla collettività. Tra gli interventi quello del sindaco di Pesaro Andrea Biancani, che ha ringraziato gli uomini e le donne del reggimento per il grande lavoro fatto in questi anni nel riaprire le porte della caserma a tutta la città. Poi un pensiero per i militari impegnati nelle missioni all'estero, in particolare in Libano, dove è schierato anche il 28° Reggimento Pavia. Al termine della celebrazione per il 4 novembre si è svolta l'iniziativa Caserme Aperte con la mostra degli equipaggiamenti e dei mezzi. Ho voluto ricordare anche il prezioso lavoro che stanno facendo in Libano le persone del 28°. Ho anche ricordato che ho condannato quelle che sono state le azioni dell'esercito israeliano contro appunto quello che è l'esercito che si chiama UNIFIL, perché ritengo che siano persone che stanno portando la pace e che quindi non meritano di essere attaccate come invece è avvenuto. Ovviamente ho anche ricordato che la guerra è sempre una sconfitta per tutti, perché vedere ammazzare civili, donne, bambini, penso che sia veramente una cosa bruttissima.